ci farà vedere proprio quali sono gli effetti sulle aure, quindi sulla salute delle persone. Konstantin Korotkov, oltre ad essere un fisico, si occupa di medicina appunto da molto tempo e è stato l'inventore della macchina GDB, che praticamente misura la scarica gassosa dell'uomo. È come se fosse una fotografia Kirlian digitale, elettronica, per cui lui riesce, dando una piccola scossa elettrica ai polpastrelli con la sua macchina, appunto, riesce poi ad avere indietro un risultato di come stia a livello energetico, quindi come si muove l'energia nel corpo. Quindi riesce a darci una fotografia che lui poi dopo traduce in una specie di disegno di aura attorno al corpo umano. Quindi ci fa vedere come sta l'aura della persona. A seconda di dove ha dei buchi, lui capisce qual è appunto il canale bloccato e dove c'è una patologia. E questa cosa funziona da molti anni, per cui la sta utilizzando sulle persone che entrano nei tunnel o che vanno sulle piramidi prima e dopo essere stata nei tunnel, dopo un giorno, dopo una settimana, dopo diverso tempo, per misurare la differenza nella coerenza proprio del suo campo di biofotoni. E quindi è veramente una cosa meravigliosa che tanti scienziati stiano utilizzando diverse apparecchiature anche per misurare proprio a livello fisiologico come questi tunnel abbiano un effetto sul benessere umano. Quindi si vede, e io non vedo l'ora di vedere qual è poi la sua prossima conferenza dove ci farà vedere gli ultimi risultati, ci farà vedere proprio come, quali sono gli effetti sulle aure, quindi sulla salute delle persone. Puoi ridire il nome dello scienziato? Konstantin Korotkov, Grazie, che l'avevano chiesto in chat. autore del libro L'energia della coscienza.